értéket adunk az időnek. Questo invito a guardare al domani, ad andare avanti, sicuri della vittoria di Dio. E noi vogliamo scolpire nel nostro cuore queste parole che il Papa ha detto, come ricordavamo anche ieri, alla conclusione della settimana di esercizi spirituali. Poi in tarda mattinata l'incontro privato con il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, un incontro molto familiare e commosso che ha visto veramente la partecipazione di entrambi i protagonisti, sia Papa Benedetto XVI che l'onorevole Giorgio Napolitano con la consorte, la signora Clio. Dobbiamo dire che il settennato di Giorgio Napolitano, che si conclude nelle prossime settimane, ha accompagnato il pontificato di Papa Benedetto XVI, che quando è stato eletto al soglio di Pietro il 19 aprile 2005, allora era presente al Quirinale Carlo Azeglio Ciampi, ma per le ultime settimane anche per lui, perché poi sarebbe subentrato per l'appunto Giorgio Napolitano, che è stato accanto a Benedetto XVI in questi quasi 8 anni. Tanto entusiasmo in piazza San Pietro, lo raccontano le immagini stesse, ormai mancano pochi minuti e dopo anche oggi avremo la possibilità di ascoltare le parole del Santo Padre. Ecco, ricordavo per la precisione che il primo anno di pontificato era presente Carlo Azeglio Ciampi e poi la presenza di Giorgio Napolitano. Il Papa si affaccia dalla finestra del suo studio privato e noi andiamo ad ascoltare insieme la sua parola. Cari fratelli e sorelle, grazie per il vostro affetto. Oggi, seconda domenica di Quaresima, abbiamo un ancile particolarmente bello, quello della trasfigurazione del Signore. L'Evangelista Luca pone in particolare risalto il fatto che Gesù si trasfigurò mentre pregava. La sua è un'esperienza profonda di rapporto con il Padre durante una sorta di ritiro spirituale che Gesù vive su un alto monte in compagnia di Pietro, Giacomo e Giovanni, i 3 discepoli sempre presenti nei momenti della manifestazione divina del Maestro. Il Signore, che poco prima aveva preannunciato la sua morte e risurrezione, offre ai discepoli un anticipo della sua gloria. E anche nella trasfigurazione, come nel battesimo, risuona la voce del Padre Celeste: «Questo è il Figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». La presenza poi di Mosè ed Elia, che rappresentano la legge e i profeti dell'antica alleanza, è quanto mai significativa. Tutta la storia dell'alleanza è orientata a Lui, il Cristo, che compie un nuovo esodo, non verso la terra promessa, come al tempo di Mosè, ma verso il cielo. L'intervento di Pietro, Maestro, è bello per noi essere qui, rappresenta il tentativo impossibile di fermare tale esperienza mistica. Come in Sant'Agostino, Pietro sul monte aveva Cristo come cibo dell'anima. Perché avrebbe dovuto scendere per tornare alle fatiche, ai dolori, mentre la sua era piena di sentimenti di santo amore verso Dio e che gli speravano perciò una santa condotta?
Meditando questo brano del Vangelo possiamo trarne un insegnamento molto importante. Innanzitutto il primato della preghiera, senza la quale tutto l'impegno dell'apostolato e della carità si riduce ad attivismo. Nella Quaresima impariamo a dare il giusto tempo alla preghiera personale e comunitaria che dà respiro alla nostra vita spirituale. Inoltre, la preghiera non è un isolarsi dal mondo e dalle sue contraddizioni, come sul tavolo avrebbe voluto fare Pietro, ma la orazione riconduce al cammino, all'azione. L'esistenza cristiana, ho scritto nel messaggio per questa Quaresima, consiste in un continuo salire il monte dell'incontro con Dio per poi ridiscendere portando l'amore e la forza che ne derivano in modo da servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di Dio. Cari fratelli e sorelle, questa parola di Dio la sento in modo particolare rivolta a me in questo momento della mia vita. Il Signore mi chiama, grazie. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Anzi, se Dio mi chiede questo, è proprio perché io possa... continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. Invochiamo l'intercessione della Vergine Maria. Lei ci aiuti tutti a seguire sempre il Signore Gesù nella preghiera e nella carità operosa. Angelus Dominum servit Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamo promissionibus Christi. Oremos. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli nuntiante, Christi Filii de incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie.
Grazie. Ringraziamo il Signore per il po' di sole che ci dona. Je vous salue affectueusement, chers amis de langue française. En ce dimanche, je vous invite à poursuivre avec courage et détermination votre chemin de carême, qui est un temps spirituel de conversion et de retour au Seigneur. Je vous remercie de tout cœur pour votre prière et pour l'affection que vous m'avez manifestée en ces jours. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles et vos communautés. Bon carême à tous. I offer a warm greeting to all the English-speaking visitors present for Sanctus Prayer. Especially the Schola Cantorum of the London Oratory School. I thank everyone for the many expressions of gratitude, affection and closeness in prayer which I have received in these days. As we continue our Lenten journey towards Easter, may we keep our eyes fixed on Jesus the Redeemer, whose glory was revealed on the Mount of the Transfiguration. Upon all of you invoke God's abundant blessings. Ein herzliches Grüß Gott sage ich allen Pilgern und Gästen deutscher Sprache. Das Wort an die Apostel im heutigen Evangelium von der Verklärung des Herrn gilt auch uns. Dies ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die Fastenzeit lädt uns neu ein, auf Christus zu hören. Und ihn bitten wir uns mit seinem Wort zu nähren und die Augen unseres Geistes zu reinigen, damit wir fähig werden, ihn zu sehen und in allen Traurigkeiten der Welt seine Herrlichkeit zu erkennen. So will der Herr uns umwandeln in das wirkliche Leben hinein, das nur er schenken kann, weil er selber es ist. Allen danke ich für die vielen Zeichen der Nähe und Zuneigung, vor allem für das Gebet, das ich in dieser Zeit besonders empfangen habe. Der Herr stärke uns alle mit seinem Wort und mit seiner Gnade. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Muchas gracias. Y a cuantos se unen a esta oración mariana a través de los medios de comunicación, agradeciendo también tantos testimonios de cercanía y oraciones que me han ligado en estos días. Jesús, nos dice el Evangelio de hoy, subió al monte a orar, entonces transfiguró, se llenó de luz y de gloria. Manifestaba así quién era Él verdaderamente, su íntima relación con Dios Padre. En el camino cuaresmal, la transfiguración es una muestra esperanzadora del destino final al que lleva el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y también un signo de la luz que nos inunda y transforma cuando rezamos con su corazón sincero. Que la Santísima Virgen María nos siga llevando de su mano hacia su divino Hijo. Muchas gracias, feliz domingo a todos. Queridos peregrinos de lengua portuguesa, que vieses rezar conmigo, oh Ángelus. Obrigado pela vossa presença e todas as manifestações de afeto e solidariedade, em particular pelas orações com que me estáis acompanhando nestes dias. Que o bom Deus vos cumule de todas as bênçãos. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziękuję wam za pamięć i dowody bliskości, które otrzymuję od was w tych dniach, a szczególnie za modlitwy. Ewangelia dzisiejsza prowadzi nas na górę Tabor, gdzie Chrystus osłonił wobec uczniów bliskiego bóstwa i upewnił, że przez cierpienie i krzyż możemy dojść do chwały zmartwychwstania. Umiemy dojść Jego obecność, chwałę i bóstwo, życiu Kościoła, kontemplacji i codziennych staszeniach. Serca wam błogosławię.
E vi volgo infine un cordiale saluto a voi tutti di lingua italiana. Grazie. Io so. Grazie. Io so che sono presenti molte diocesi, rappresentanti di parrocchie, associazioni, movimenti, vedo istituzioni, con pure tanti giovani, anziani e famiglie. Vi ringrazio per l'affetto e per la condivisione, specialmente nella preghiera di questo momento particolare per la mia persona e per la Chiesa. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie, in preghiera siamo sempre vicini. Grazie per voi tutti. Come ogni domenica, il Papa ha offerto la sua riflessione a partire dalla seconda domenica di Quaresima, dal Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima, e poi l'ha attualizzato per la propria vita, per il momento che sta vivendo. Egli ha detto: questa parola di Dio la sento in modo particolare rivolta a me in questo momento della mia vita. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa, anzi, se Dio mi chiede questo, è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui l'ho fatto fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. Il Papa ha invitato tutti ad invocare l'intercessione di Maria perché aiuti tutti a seguire sempre il Signore Gesù nella preghiera e nella carità operosa. Questo l'invito, queste le parole dinanzi a questa gremitissima piazza San Pietro, gremitissima ovviamente laddove appunto si poteva vedere Papa Benedetto XVI, che per l'ultima volta l'abbiamo visto affacciarsi dalla finestra del suo studio privato. Vi ricordo che mercoledì 27 febbraio a partire dalle 10.30 seguiremo l'udienza generale del mercoledì, l'ultima udienza di questo pontificato. Poi giovedì alle 11 il congedo dai cardinali presenti a Roma e nel pomeriggio alle 16.30 seguiremo insieme il momento in cui il Papa lascerà il Vaticano per raggiungere Castel Gandolfo. La nostra preghiera non manchi per Papa Benedetto XVI, la nostra preghiera non manchi anche per quelle intenzioni che abbiamo ricordato questa mattina. A tutti buona domenica e a risentirci, a presto.